loro sono dal vivo, quindi? Io non lo vedo, è questa esperienza. Ali. Buongiorno e benvenuti. Siamo molto felici di avere con noi in collegamento da New York Massimiliano Gioni, Edils Nisson Artistic Director del New Museum e direttore della Fondazione Trussardi di Milano. Benvenuto Massimiliano. Grazie, buongiorno, buonasera. Anzi. Eccoci. Allora, conosco Massimiliano da molti anni, facevi i conti credo 22. E abbiamo cominciato tutte e due, io studiavo, lui già lavorava a New York, ai tempi era Flash Art, e Massimiliano, oltre ad avere una carriera in cui ha fatto moltissime cose molto diverse, ha sempre mantenuto con Milano un rapporto di stimolo creativo. Possiamo dire che in qualche modo Massimiliano ogni tanto dà una scossa alla città obbligandola a fare un passo in avanti. E credo che sia particolarmente rilevante averlo con noi come ospite in occasione del Salone, perché questo suo rapporto con la città è stato importante, perché ha creato delle mostre in cui l'arte contemporanea di cui si occupa è stata importante per far scoprire ai milanesi un po' la città e riscoprire dei luoghi. E questo con la Fondazione Trussardi. Se ci racconti un po' come nacque quel progetto e quell'idea di museo ai tempi totalmente nuova e adesso in qualche modo diciamo ripetuta in alcuni contesti diversi. Sì, beh, grazie innanzitutto, ciao Ilaria, buonasera a tutti quanti, mi sento sempre come un inviato di quelli del telegiornale di una volta, ma in versione più ruspante quando si fanno queste cose. E ti ringrazio anche per l'introduzione. Cosa dire, quell'avventura che è iniziata con la Fondazione Trussardi nel 2002, con la prima mostra nel 2003, è nata da tanti stimoli diversi. Innanzitutto io non sono di Milano, sono, come dire, provinciale, essendo nato a Busto Arsizio, e a Milano facevo sempre dei pellegrinaggi, no, settimanali, come tanti altri, per vedere arte, per vedere film, mostre e, come dire, per continuare nella sorta di scoperta ed educazione che mi ha formato e che mi ha sempre eccitato come una scoperta della grande città, insomma, da provinciale un po' alla Marco Valdo. E quindi forse quell'esperienza appunto della città come luogo da scoprire, come luogo di avventure, era anche alla base della scelta che abbiamo fatto con Beatrice Trussardi nel 2002 di portare la fondazione letteralmente nelle strade, nelle piazze di Milano. La fondazione fino a quel momento aveva sede e spazio espositivo in Piazza della Scala, e quando Beatrice mi ha chiesto di diventare direttore della fondazione ci è sembrato che ci fosse un'opportunità per distinguerci anche da altre fondazioni di moda che erano attive sul territorio, ed era appunto quella di inaugurare questa sorta di museo mobile, o questa idea di fondazione nomade, se vuoi, che trasformasse l'intera città in una sorta di palcoscenico per l'arte. E così è nata questa idea di invitare gli artisti ad aprire la città, a
collocando opere nello spazio pubblico o rendendo pubblici dei luoghi che erano dimenticati o segreti o abbandonati o che necessitassero dei restauri o che potessero appunto essere aperti e trasformati con le energie dell'arte. La reazione era anche una sorta di reazione, se vuoi, di insofferenza per un ritornello che io sentivo ripetuto ogni anno da quando ero un ragazzino, cioè che a Milano ogni nuova amministrazione decidesse di aprire un museo di arte contemporanea, museo che poi non veniva mai aperto e che quasi ci sembrava a questo punto importante anche semplicemente additare al fatto che forse il museo esistesse già e che il museo fosse meno, dico sempre in una formula, un hardware e dovesse essere più un software, no? Dovesse essere più un modo in cui l'arte potesse diventare disponibile a tutti piuttosto che un luogo fisico. Quello era anche un altro aspetto, credo, fondamentale e che è tuttora fondamentale della nostra programmazione, cioè che le mostre siano gratuite, che le mostre siano accessibili, che le mostre quasi costringano gli spettatori a inciampare nell'arte, nella loro vita di tutti i giorni, piuttosto che essere chiuse in una sorta di torre d'avorio inaccessibile. E quello anche credo sia una missione, se vuoi, educativa, nel senso più libero anche della nozione che appunto l'arte diventi di fatto accessibile a tutti e che parli con un linguaggio che sia non necessariamente accademico. Cioè noi crediamo che sia importante fare mostre che non siano, che da una parte non siano espresse con un linguaggio accademico e dall'altra che non richiedano all'arte stessa di banalizzare i propri contenuti. Cioè tu dicevi prima dell'aspetto di shock che alcune nostre mostre hanno avuto, e quello è dovuto semplicemente al fatto che mai abbiamo pensato che fare arte pubblica significasse in qualche modo annacquare i contenuti più radicali dell'arte contemporanea, da cui il caso forse più celebre, no, dei bambini impiccati di Maurizio Cattelan, ormai forse 15 anni e passa fa, ma quella è una vocazione centrale nel lavoro della Fondazione Trussardi, che è quello appunto di portare l'arte contemporanea in tutta la sua radicalità nella vita, se vuoi, di tutti i giorni. È un modello peraltro che si è sviluppato anche in parallelo, se pensiamo al Salone del Mobile, no? Che questa idea di una sorta di festa mobile che prende di sorpresa la città e che distribuisce contenuti d'arte nel tessuto connettivo proprio della città. Sì, e che fa scoprire ai milanesi dei posti che magari sono anche vicini a casa in cui non sono mai entrati. E prima di lasciare un attimo questo tema, di queste mostre in giro per Milano, quella che hai amato di più? Ma sai, da quando ho un figlio, ne ho uno solo, mi viene a dire che non si possono fare preferenze, no? Che sono come i figli e quindi è difficile avere delle difficile preferenze. Ogni volta è una sorpresa. L'ultima con Ragnar Kjartansson era una sfida molto difficile, perché si è tenuta a cavallo tra la fine, se vuoi, del lockdown della prima fase e quello che poi è stato l'inizio di un autunno difficile, e quindi è stata una mostra che si è tenuta nella chiesa del Lazzareto con così tante quindi evocazioni anche simboliche ed è una mostra che siamo riusciti a fare per un mese per il rotto della cuffia. Sì, è un momento difficilissimo e quindi mi sta a cuore per tante ragioni, perché poi era una mostra che parlava anche di quello che Milano e le città italiane stavano vivendo, perché era questa performance in cui cantanti eseguivano all'infinito una versione melodrammatica o operistica del Cielo in una stanza, e quindi quella la ricordo perché è la più recente, ma ce ne sono tante altre non lo so, Fischli e Weiss a Palazzo Litta è stata molto speciale, ma davvero Sara Lucas nei bagni pubblici, e poi vedere anche come queste avventure abbiano poi aperto la porta a questi luoghi che sono entrati nell'uso
se vuoi quotidiano o nell'uso, hanno avuto un'identità e hanno, come dire, scardinato una porta, aperto una porta per usi futuri. Quello è un aspetto che mi sta a cuore, e ho citato Fishley Weiss e Peter Fishley mi ha detto che un aspetto molto speciale delle mostre della Fondazione Trussardi è che come artista sai che nessun altro esporrà nel luogo dove è esposto, ed è una bella soddisfazione, perché dice anche quando esponi nei musei più prestigiosi prima o poi sai che un artista che non ti piace esporrà lì, e quello in fondo rovina la tua mostra. Invece con le mostre della Fondazione Trussardi sai che nessun altro esporrà lì di nuovo, e quindi è un po' la tua chiesa privata o il tuo tempio privato. Ovviamente Peter lo dice anche con ironia, e queste mostre senza manie di grandezza. Esatto, nel tuo modo di lavorare insieme ovviamente alla Fondazione, partivi dall'artista e cercavi il luogo, o partivi dal luogo e cercavi l'artista? Ma è sempre una combinazione, ci sono artisti con i quali vogliamo lavorare, alcuni non lo sanno neanche, per i quali stiamo cercando luoghi senza che neanche lo sappiano, e quindi poi gli viene offerto. Ci sono altri luoghi che magari ci stanno a cuore e per i quali si trova l'artista. Non c'è una ricetta infallibile, e quello penso sia anche un aspetto speciale della Fondazione, che non essendoci una regola fissa c'è una flessibilità che rende la collaborazione con gli artisti e il lavoro sul luogo molto più speciale, più, se vuoi, su misura, insomma. E siamo qui nel contesto del Salone del Mobile e si parla insomma di spazio, di allestimento. Come curatore questo è un grande tema, nel senso che la più bella mostra su un libro deve poi diventare un'esperienza fisica e visiva. Come lavori tu poi a rendere una mostra un'idea fisica? Lavori su CAD, lavori disegnando, parti dallo spazio, dalle opere? Ma ho vari, come dire, ormai ho dei motti che sono, innanzitutto è uno che avevo trovato su un asciugamano in un bed and breakfast, che è a place for everything and everything in its place, cioè che la mostra debba avere una sorta di senso di inevitabilità, e questo vale sia nei musei, nei, diciamo, contenuti, nei contesti del cubo bianco, come si dice, sia in luoghi molto più stratificati come quelli delle mostre in spazi storici che facciamo a Milano, che ho fatto altrove, cioè un senso di inevitabilità, cioè che l'opera sembri trovare in quel posto in cui è mostrata quello che è il suo contesto o contenuto ideale, no? Che sembri fatta appositamente per quel luogo, anche se magari non lo è, molte delle nostre opere a Milano lo sono, ma ci deve essere un senso appunto di inevitabilità, che se fosse altrove, se fosse quasi pochi centimetri più in là sarebbe diversa o verrebbe percepita in modo diverso. Un altro principio fondante, se vuoi, di questo decalogo da Cattoni che mi porto in testa è quello di che la curatela, in un certo senso, lo dico in inglese perché curating starts at two, cioè la curatela è un dialogo in cui ci devono essere più che un partecipante, no? E i partecipanti sono ovviamente, se vuoi, il luogo e l'opera d'arte l'artista, l'opera d'arte e il curatore, ma soprattutto l'opera d'arte e il pubblico, no? Il curatore in sostanza è una sorta di pubblico in anticipo, di primo lettore dell'opera in quel luogo. Quindi penso che sia importante, quando pensi a curare, organizzare una mostra, che ci sia un dialogo tra l'opera e lo spazio, e un dialogo tra l'opera e il pubblico, e soprattutto un dialogo tra opere. Cioè io trovo sempre che se ci limitiamo a mettere un'opera in una stanza, quello significa selezionare, non curare. Cioè il curare è creare una narrazione in un dialogo tra opere o tra luoghi. Poi ho un principio che forse è meno ferreo, ma che mi accompagna in tante mostre, che è una frase che ho rubato ad Andy Warhol
al quale a quanto pare Lou Reed chiese se le canzoni dei Velvet Underground fossero troppo lunghe, e come sai Andy Warhol era il produttore dei primi dischi dei Velvet Underground, e pare che Andy Warhol rispose dicendo "always leave them wanting less", cioè assicurati che le tue canzoni siano così lunghe che la gente ne è non solo soddisfatta ma che ne voglia meno, cioè quello significa da un punto di vista pratico che mi piacciono le mostre che sono, se vuoi, eccessive, che sono mostre così piene di opere che ti ci perdi. Un altro modo in cui penso a questo approccio è una frase di in realtà di David Weiss, che mi ha detto che quando hanno Fischer e Weiss realizzato l'opera Suddenly in This Overview, volevano che fosse abbastanza grande che così non la potessi ricordare completamente nel dettaglio. O un'altra idea che avevano avuto era quando erano andati a Disneyland negli anni 70, forse tra l'altro dopo aver preso alcune sostanze stupefacenti, gli aveva colpito il fatto che non si vedesse l'esterno di Disneyland, no? Che quindi questa esperienza di questo luogo della finzione fosse così vasto che appunto non ne potessi vedere i confini, che quindi non la potessi ricordare nei dettagli, che quindi avesse una caratteristica di eccesso che rendesse l'esperienza, per usare un termine ormai pessimo, in qualche modo immersiva, no? E quindi quella è una caratteristica anche che mi piace avere nelle mostre, che ad esempio le mostre di Milano spesso riflettono, no? Questa idea di un luogo che è o vasto o così che ti circonda, che quindi il luogo stesso diventa parte dell'esperienza della mostra. Ecco, quelli sono un po', come dire, dei punti cardinali. Poi ovviamente un aspetto che è fondamentale quando si fanno le mostre è che ogni volta con ogni artista si parte da zero, e che quindi tante di queste regole le devi buttare dalla finestra perché devi lavorare con l'opera. E poi un segreto è anche quello di lavorare sempre con un ottimo team e un ottimo gruppo, di cui appunto la fondazione è anche un esempio, è che lavorando con persone anche, no, negli anni hai una possibilità di flessibilità, di anche realizzare le visioni degli artisti in modo molto preciso, proprio perché lavori con un team che conosce gli spazi e conosce le modalità di lavoro nel dettaglio proprio. E tornando a team, per alcune delle tue mostre più importanti, penso alla Biennale, hai lavorato anche con architetti. Com'è questo gioco di equilibri tra l'artista, il curatore, un architetto? Quando si lavora in grandi spazi si pensa a una mostra. Sì. Ma devo dire che in realtà la Biennale è stata un'eccezione in quel senso, perché di solito le mostre mi piace disegnarle da me, non per egocentrismo, ma semplicemente perché è quasi più semplice, lavoro con delle persone che, e spesso sono le stesse persone con le quali lavoro negli anni, che disegnano la mostra insieme a me. Uso, per essere tecnici, un software che si chiama SketchUp, che in realtà è un software abbastanza rudimentale, ma col quale riesco a farmi un'idea degli spazi. Poi una cosa che faccio, cammino, quando vado a vedere le mostre spesso cammino e misuro gli spazi in altre mostre per farmi un'idea di com'è la mostra alla quale sto lavorando. Ogni tanto mi porto di nascosto il misuratore laser, così che se vado in un'altra mostra posso farmi un'idea di quanto è grande quella alla quale sto lavorando, oppure magari al New Museum metto lo scotch sul pavimento quando siamo chiusi al pubblico o alle pareti per farmi un'idea delle dimensioni. Quindi c'è un aspetto, anche per tornare alla tua domanda, no, molto pragmatico di come si fa una mostra, no? Una mostra in realtà, al di là della narrazione, del tema, una mostra è in gran parte la distanza che c'è tra un quadro e l'altro, no? O quanti quadri riesci a mettere su una determinata parete, e quindi il lavoro appunto è anche un lavoro molto pragmatico di misurazione, di un puzzle, no? di incastri. Quindi quello è un aspetto che mi piace fare
da me insieme alle persone con cui lavoro, e spesso sono le stesse persone con cui lavoro. Alla Biennale Venezia avevo collaborato con Annabel Seldorf, che è un architetto bravissimo, che soprattutto ha una grandissima esperienza nel disegnare spazi espositivi, tra cui molte e famose gallerie, molte famose mostre internazionali. È una, tra l'altro, collaboratrice nel senso che è bravissima nel dialogare, nel far emergere appunto idee, nel dialogo, quindi è una persona che si presta molto alla collaborazione e con lei la collaborazione a Venezia era nata perché per caso, in realtà, durante una cena ci eravamo seduti accanto, io stavo parlando dell'arsenale e di come volessi in qualche modo neutralizzare quel luogo che era così carico di storie, di stratificazioni e anche di una sorta di senso di stupore che ormai trovavo un po' kitsch, sentimentale in quel momento e lei appunto stavamo parlando e lei o io non mi ricordo neanche più, l'idea appunto era, credo che il termine che avessimo entrambi utilizzato fosse quello proprio di neutralizzarlo e da lì era nata questa collaborazione che aveva trasformato l'arsenale in una sorta di, se vuoi, museo temporaneo. Cioè mi piaceva la provocazione paradossalmente di usare l'arsenale, non sopprimerlo perché è un luogo bellissimo, però di giocare meno con certe atmosfere che sono un po' più, che mi sembravano essere diventate un po' più una formula e invece approcciarlo appunto più come un impianto, se vuoi, museale. E adesso tra l'altro sto lavorando con Annabel in un contesto diverso a Shanghai per una mostra al Long Museum, che è un contenitore anche questo di dimensioni ciclopiche, tutto di cemento armato e quindi è bello continuare questo dialogo con lei che riesce ad affrontare questi spazi ciclopici con inserimenti quasi chirurgici. Poi a New York stiamo lavorando all'espansione del New Museum che è un luogo molto speciale disegnato da Sejima, da Sana, e stiamo ora duplicando i nostri spazi con un museo disegnato da Rem Koolhaas e da OMA, quindi è sempre un esercizio di dialogo con gli architetti. Una cosa che è molto interessante è vedere come io pensavo che l'architetto fosse per natura più egotico, egoistico dell'artista, invece ho scoperto con grande piacere e sorpresa che molti grandi architetti sono quasi per predisposizione più interessati all'ascolto, al dialogo, piuttosto che a imporre soluzioni appunto definitive. Quella è stata una sorpresa perché appunto nella vita di tutti i giorni ho già moltissimi dialoghi con gli artisti che a volte sono anche scontri o comunque che sono delle occasioni di confronto, invece è sempre stato piacevole scoprire nell'architetto un partner e un collaboratore e quindi forse quella è anche un'opportunità. Sai, a me quello che piace, poi sai, anche molti degli spazi di Milano sono spazi carichi di architettura, se guardi la storia anche delle incursioni milanesi della Fondazione Trussardi è curioso vedere come cioè la città di Milano si è espansa in alcuni momenti storici, no? La Milano, se vuoi, neoclassica, quindi penso ai caselli di Piermarini, la Milano tra il neoclassico e il barocco, no? Palazzo Citterio, Palazzo Litta, la Milano fascista che è tra l'Arengario e altri luoghi, scusa se penso anche alla Milano neoclassica, l'Arena di nuovo, edificio settecentesco, i caselli di Porta Venezia, cioè ci sono stati momenti che hanno segnato accelerazioni urbanistiche nella città e l'architettura storica nella quale alcune delle nostre mostre sono inserite utilizza l'architettura quasi come un ready made o quasi come un oggetto trovato e anche quello è un aspetto
molto speciale, no? Che bisogna misurarsi con l'architettura essendone rispettosi e responsabili, ma anche inserendo oggetti che sono incongrui, no? a quell'architettura, ed è proprio in quella frizione tra l'oggetto incongruo e l'oggetto trovato, se vuoi, del contesto architettonico che avvengono delle cose interessanti e avviene anche quell'aspetto che credo che sia molto interessante per l'artista, perché l'opera che di solito verrebbe mostrata in quello che è una sorta di white cube abbastanza generico, invece si carica di nuovi significati in stratificazioni storiche o architettoniche diverse. In questo, diciamo, lungo anno mezzo virtuale, mezzo reale che abbiamo vissuto, anzi quasi un anno e mezzo, e il fatto che tanti artisti, penso alla mostra di Ed Atkins al New Museum, sperimentino anche con produrre opere con la realtà aumentata, con il video in 3D, eccetera, cambia il modo di lavorare, di ragionare di un curatore, o in realtà il modo di pensare lo spazio, l'interazione col pubblico non è così diversa? Beh, cambia... cioè, come tutti, non ne faccio ovviamente né una questione personale o di particolare complessità, però come tutti ho dovuto anche misurarmi con le posticipazioni delle mostre, che per carità di Dio sono l'aspetto forse meno grave di questa pandemia, ma ad esempio per fare degli esempi concreti, sto lavorando a questa mostra di Kondo a Shanghai, sarà la prima volta in vita mia in cui non vedo, no, in effetti la seconda volta in vita mia, perché la prima era la mostra di Ragnar, in cui non vedo la mostra di persona, no? Perché questa mostra aprirà a Shanghai, per andare a Shanghai al momento puoi solo andarci con una quarantena di 3 settimane in un albergo scelto dallo Stato e nel quale letteralmente la porta si apre solo dall'esterno e dove non hai le chiavi, e quindi né io né l'artista andremo. C'è tutto un sistema che abbiamo sviluppato con il museo per poter allestire da lontano. In realtà tutto sommato avevo già imparato a lavorare, questo ritorna appunto anche a quello che dicevo prima dei team, no? La fortuna di lavorare in molti casi con persone anche che col quale ho lavorato in passato, col quale ho la fortuna di lavorare da anni, che vanno magari ad allestire la mostra prima e con la quale lavoro in remoto, al telefono, e quindi per fortuna avevo già, come dire, sviluppato degli strumenti che mi permettessero di lavorare a distanza, e ora questi strumenti, quello che ti dicevo prima, no, di misurare o di allestire mostre immaginarie nelle gallerie degli altri che manco lo sanno, no, che mi aggiro nei loro spazi cercando di paragonare le mostre alle quali sto lavorando nella mia testa negli spazi fisici altrui, o la possibilità di inscenare simulazioni, se vuoi, all'interno degli spazi del New Museum o altrove, ecco. Quello è un esercizio che ora si diventa quanto mai necessario. Quindi il cambiamento principale, di nuovo mettendolo, ridimensionandolo nella tragedia molto più grande di sia la tragedia, se vuoi, sanitaria, sia la tragedia finanziaria di tanti altri e ben più gravi fenomeni, però all'interno di quel contesto credo il cambiamento principale è appunto questo lavorare a distanza e cercare di ricostruire un'esperienza fisica nella prossimità della nostra vita di tutti i giorni per creare, se vuoi, prototipi e modelli che poi siano eseguibili altrove, no? Quindi questa mostra a Shanghai, non so ancora se andrò ad allestire di persona la mostra alla quale sto lavorando con Jeff Koons a Doha, e che è stata posticipata più volte, quindi ci sono questi, se vuoi, ostacoli che si superano. La fisicità, d'altra parte, però, paradossalmente credo sia quanto mai necessaria. Cioè, hai citato la mostra di Ed Atkins al New Museum, che invece, grazie al cielo, sono riuscito ad allestire, e siamo riusciti anche a portare l'artista qui a lavorarci fisicamente, ma è una mostra che proprio parla di questa distanza, è una mostra in cui l'artista viene trasformato in un alter ego di se stesso attraverso tecnologie digitali, e l'artista parla al telefono con sua madre, che non ha visto come
molti di noi per più di un anno e mezzo, 2 anni, e quindi è una mostra che proprio, come è quel titolo di un libro italiano, abita la distanza, no? E quella credo che sia l'esperienza che facciamo tutti, no? Abitare distanze e prossimità è diventato un po' il motivo che definisce l'arte e la nostra vita quotidiana e la vita, se vuoi, sentimentale anche, no? Di tutti noi. E ormai, anche se questa è una banalità, questa condizione si è protratta a un tale punto di che non sappiamo più appunto se sia un'eccezione o se sia normalità. E, mi auguro che sia ancora un'eccezione, però lo è ormai la condizione che definisce la nostra esistenza. E a cosa stai lavorando adesso? Mostre future? Ci hai raccontato la mostra, quindi dicevi, di Jeff Koons in Qatar, la mostra al Long Museum di Kondo, e al New Museum cosa bolle in pentola? Al New Museum c'è quello che è successo è anche appunto questo coincidenze di mostre che non erano necessariamente programmate per aprire tutto allo stesso momento, ma come abbiamo visto anche in questa estate, dove abbiamo inaugurato anche un progetto con Beatrice Trussardi in Svizzera, cioè c'è stata una sorta di collisione di mostre che erano state posticipate o che nel caso appunto quella di Koons e Kondo si trovano ad inaugurare quasi a distanza di un mese l'una dall'altra, non perché fossi così dissennato nell'averlo programmato in questo modo, ma semplicemente perché sono mostre che quella di Kondo doveva aprirsi ora, mentre quella di Koons doveva inaugurare all'inizio dell'anno, addirittura forse già nel 2020, non mi ricordo neanche più a questo punto. E al New Museum apre la triennale, che però non è curata da me ora a ottobre, che è curata dalla mia collega Margot Norton, e la mostra alla quale sto lavorando al New Museum invece è una grande mostra di Faith Ringgold, che aprirà a febbraio dell'anno prossimo. E appunto, come dicevo, la mostra con la Fondazione Beatrice Trussardi invece si è conclusa da una settimana, grosso modo, in una baita a 2000 metri in Engadina, in Svizzera, ed era, se vuoi, appunto, tornando alla tua domanda, quella è una mostra che sono riuscito a vedere ad accompagnare, se vuoi, di persona, ma che era una risposta anche a questo momento in cui ci chiediamo anche quali sono le funzioni e i ruoli delle istituzioni oggi, no? Questa era una mostra che era una sorta di piccola cappella laica o spirituale messa in scena in una baita a 2000 metri d'altezza, una baita raggiungibile solo a piedi o in carrozza, e dove Pavel Altamer ha messo in scena una sorta di sacromonte dove c'era una scultura di un San Francesco che abbandonava i suoi averi terreni, e una scultura di una Madonna con bambino scolpita in un pezzo di legno trovato proprio sul luogo, e un'altra scultura di argilla realizzata in situ e cotta letteralmente dal sole delle Alpi svizzere. Quindi una mostra realizzata e prodotta proprio in situ, e che quindi ci invitava anche a ripensare nozioni come si dice in inglese, site specificity, cioè di specificità e di, se vuoi, ispirazione proprio quasi locale, e che anche era un modo, così come era stato anche con la mostra di Ragnar Kjartansson, un interrogativo anche rispetto al senso di cosa sia una audience, cosa sia un pubblico oggi, no? Per tornare anche alla tua domanda, sia la mostra di Ragnar Kjartansson a causa degli ingressi contingentati, sia questa mostra di Pavel, che a causa della, se vuoi, assurdità della location, sono mostre anche che ci invitano a chiederci se necessariamente
il grande pubblico sia la risposta necessaria a tutte le domande che si pongono gli artisti oggi o che le nostre istituzioni debbano misurarsi. Ovviamente domande che sono anche, se vuoi, fondamentali da un punto di vista di sopravvivenza delle istituzioni, di responsabilità delle istituzioni, no? Abbiamo vissuto per decenni in un'equazione che significa successo, grandi numeri e alla quale all'improvviso anche la pandemia ci ha dovuto far ripensare. E finiamo chiedendoti un paio di cose. Hai un bambino, il rapporto con l'arte tra te e tuo figlio, una cosa di cui parlate o lo rifugge? Io ho due figlie, la mia figlia grande è la cosa più lontana da un intellettuale, da un interesse dell'arte, lei vuol fare la sportiva, quando le propongo di vedere le mostre mi dice sempre che ha visto quella prima, anche se è su un artista diverso, in un posto diverso, e a quel punto cedo. La seconda, in modo diciamo così sottile, finge il nulla, ma l'ho sentita accompagnando una classe, una mostra, non mi ricordo di chi, a Milano, con la scuola, che si gira e dice a un bambino: vabbè, ma anche i video e le installazioni sono arte comunque, a 10 anni. E io dietro molto fiera, perché ho detto: beh, vabbè, allora qualcosa passa. Alle mie figlie dell'arte frega poco, gli piacciono molto gli artisti. Quando viene un artista a casa, per mesi lo chiamano per nome come fosse il loro migliore amico. Com'è questa cosa con tuo figlio, l'arte, gli artisti? Sai, è ancora abbastanza piccolo che è portatile, oddio, a 6 anni inizia a essere... è alto e pesante, quindi inizia anche a ribellarsi al consumo coatto di musei e mostre. Siamo stati di recente a Darla a vedere peraltro l'inaugurazione della Luma Foundation e ha avuto una sorta si è imbizzarrito prima di entrare alla Fondazione Van Gogh, abbiamo dovuto litigare, poi si è convinto, però stamattina, purtroppo non ce l'ho qui, mi dovrei alzare a cercarlo, stava disegnando la sua versione di un autoritratto di Van Gogh, quindi dimostra purtroppo una predisposizione al disegno e all'arte che potrebbe essere preoccupante. Pericolosa. No, dico per scherzo. No, fermalo in tempo. È molto interessato, gli piace, ma appunto credo che stia arrivando alla fase in cui voglia proclamare determinazione la sua indipendenza, però l'altro giorno appunto diceva qualcosa a proposito di Cecilia, ha detto: ah, ma... maybe it's something to do with the Venice Biennale. Noi lo prendiamo in giro, diciamo che parla con me, l'italiano come Ether Parisi, e appunto diceva Venice Biennale. E, comunque, sì, è di sicuro avvezzo. Dice il suo sogno al momento è fare il paleontologo, quindi speriamo vada in direzione della scienza, che chiaramente non avrebbe preso da noi, ma da altri. Vabbè, poi lui ha due genitori che lo indirizzano all'arte, quindi le probabilità di ribellione sono altissime. Sì, quindi se va bene o male forse fa l'artista oppure il paleontologo al momento. Esatto. Va bene, e grazie mille, è stato un piacere chiacchierare con te, speriamo di vederti a Milano presto con qualche progetto, perché insomma per noi milanesi i vostri progetti a Milano segnano un po' un calendario, uno si ricorda gli anni dicendo: ah, quell'anno c'era Pipilotti Rist, Tacita Dean, mentre parlavi cominciavo a ricordarmi tutte quelle che ho visto, e quindi insomma aspettiamo con ansia il prossimo evento a Milano e buon lavoro. Grazie molte, spero che è un po' strano parlare, ci sente sempre a parlare a proposito appunto della pandemia e tutto, sembra di parlare nel vuoto, quindi... spero che sia. Però guarda, hai tanti fan. Noi abbiamo ricevuto in ufficio d'artissima stamattina telefonate di persone che chiedevano come vederti in streaming. Sarà stato mio padre. Sì. Ho una famiglia numerosa. Quindi. Esatto, esatto. Ha chiamato e allora ha creato il panico in ufficio, tutti a documentarci come dare queste informazioni. Grazie mille, buon lavoro. Grazie molte, a presto, grazie.